Raccontare questi prossimi 4 mesi non è semplicissimo, perché si interessano due territori, quello di Cagliari e quello di Muro, e si interessano progetti di produzione, di condivisione, di coprogettazione. Quindi abbiamo iniziato con Campo Sud, che è una riflessione intorno al tema ai pensieri gramsciani, che ha un suo spettacolo anche nostro di riferimento, che debutta tra poco, Essere Gramsci. Poi avremo la vera e propria inaugurazione doppia. Muro non possiamo che iniziare con un testo dedicato a Grazia Deledda, un testo di Marcello Fois, regia Veronica Cruciani, con Michela Moggia in scena. E mentre l'inaugurazione che abbiamo scelto per il teatro di Cagliari è un po' in linea con le inaugurazioni di altri anni, che cercano sempre di esplodere una riflessione che poi noi vogliamo fare durante l'anno, insomma. Se quest'anno ancora di più vogliamo far riflettere su come il teatro deve essere abitato in tutti i suoi momenti, come spiegava un'artista tedesca, che Schmidt, che di fatto accompagnerà una cinquantina di spettatori proprio a dormire all'interno del teatro, quindi con una installazione tra il visivo e il sonoro, in realtà cantando le mille nanne di tutto il mondo. Nelle ospitalità, che sono anche lì tantissime, no, insomma, sono più importanti, c'è tutta una sezione danza, e qui citerei Rosas, quindi Anna Teresa Casmaker, che chiuderà, insomma, la programmazione anche di Autunno Danza a dicembre, quindi una collaborazione tra noi e Autunno Danza, e lo spettacolo Buchettino da Raffaello Sanzio. E come registi ospiti c'è tra Emilio Rau, un regista svizzero che ha lavorato nel Belgio e la Germania, con uno spettacolo di grande anche, insomma, impatto intellettuale, anche politico, e anche un po' disturbante, perché, insomma, prende ispirazione da storie vere, dei rapimenti dei bambini, che è kidnapping è un tema in Belgio molto forte, molto presente. E poi ci si intersecano con le varie produzioni, i ritorni di Lucia Calamaro, le tournée del Macbeto di altri, e poi soprattutto due nuove produzioni che si affiancheranno al debutto di Quasi Grazia: una, La Sacra Famiglia, con tre attori storici della compagnia e un testo scritto da Muzio Caponio, che ne farà anche la regia, e soprattutto questo spettacolo sul controverso dibattito di Quirra, no? Che recentemente è andato sulla stampa per la battuta di Pelù, con la regia di César Bri, che insomma, in questo momento sta rientrando in Argentina, quindi a me piaceva anche questo parallelo tra i ritorni, quindi lui che sta ritornando nella sua terra dopo aver abbandonato tanti anni, e ci aiuta anche a riflettere su quali ritorni vorremmo anche in quest'isola, di persone che magari sono state fuori e che possono a questo punto tornare o restituire qualcosa che hanno perso. Quindi chiuderemo un po' la stagione in questa produzione, che spero sia anche utile per aprire un dibattito serio e privo di polemiche, ma insomma di grande riflessione sul tema di difesa del suolo.